Attaca alla terza edizione, il comune starà vicino a questa organizzazione. Apprezziamo molto questa iniziativa Sognando Itaca all'interno delle giornate delle malattie leucemiche dei pazienti ematologici. È un progetto molto interessante che mette insieme l'AIL nazionale e anche le comunità attraversate da questo viaggio, che inizia da Napoli proprio oggi, che vede protagonisti i giovani pazienti colpiti da malattie leucemiche o comunque di tipo ematologico, con particolare riferimento alla cura della psiche. Questo è fondamentale perché fa sentire persone che stanno facendo un viaggio molto difficile della loro vita non una condizione di solitudine, ma circondate da affetto, da solidarietà, dai medici ovviamente che si devono prendere cura del corpo, ma è importantissimo in questi momenti non mollare, avere una reazione interiore e sentire attorno tanto affetto. Quindi è un'iniziativa molto bella, fatta nel mare assume un valore ancora più importante perché il mare è vita e deve essere soprattutto vita, e che parta dalla nostra città che ha un grande cuore, un grande spirito di solidarietà, ci riempie di orgoglio, e quindi sono venuto qua a rappresentare il mio apprezzamento, il mio sostegno e soprattutto la mia gratitudine.